tutto A cominciò bordo di un Ciao, sì, se nel ricordo bene. 1976. Io ero un grande appassionato di moto da corsa, avevo una moto da corsa, ho avuto un brutto incidente in una delle mie prime gare in un circuito a Imola, e quindi non potevo correre, era un po' tutto rotto, quindi l'unica soluzione che avevo era, dopo che ho levato un po' di gessi, mi sono comprato questo ciclomotore, l'ho tutto attrezzato, ho fatto una festa qui a Pesaro nella mia città e poi ho detto ai miei amici, beh, io adesso parto in solitaria e vado, faccio da Pesaro a Marrakesh. E da lì ho capito che la mia storia era la strada, non avevo ancora l'idea di fare il documentarista o altro, però è cambiato completamente la mia vita, ho capito che era bello scoprire il mondo così in solitaria, viaggiare, l'avventura, la conoscenza. Viaggiare significa appunto anche cambiare, sicuramente. Se Sì. appunto a te dico cambiamento, che cosa ti viene in mente? Qual è il Guarda, tuo pensiero primo? nella mia già ormai abbastanza lunga esperienza di documentarista ho capito che viaggiare è cambiare dentro, perché comunque tu continui a essere sempre pieno di esperienze, di conoscenze, di persone, di luoghi, di sensazioni. E nello stesso tempo comunque anche nella realtà vedi, no, tutto questo mondo che si evolve o si involve, dipende dai territori, dai luoghi, dalle circostanze geopolitiche che poi nel tempo questo pianeta vive, no? Per cui credo che sia una grandissima università e la bellezza, insomma, quello che mi affascina ancora oggi, che ancora oggi mi dà questa energia per poter attraversare questo meraviglioso pianeta che è il nostro pianeta. Ecco, in pratica hai attraversato il mondo in lungo e in largo. Sì. Non so se è rimasto qualche Ma sono buco rimasti alcuni scoperto. stati Ah. del Centrafrica, Per perché quei quei territori. territori ho sempre pensato che era più importante fare dei progetti umanitari, che comunque sono sempre difficili da fare, io ne faccio, io e Valeria ne facciamo, ma uno ogni 4 anni, sono un po' come delle Olimpiadi per noi. Emerson, hai presentato tu Valeria, noi Sì. diciamo che è Valeria Cagnoni, che è tua compagna di viaggio, e E di direi che vita. questo, esatto, di viaggio anche nella vita, non Sì. solo sulle strade del Sì. mondo, e direi che questo è un altro cambiamento importante della Ah, tua esistenza, epocale cioè nella mia il tuo incontro, perché poi esistenza. Sì. da viaggiatore Sì. solitario Sì. siete diventati viaggiatori in coppia, no? Sì, ma a parte, va bene, la cosa personale, di vita personale, ma anche dal punto di vista professionale è stato un grande cambiamento, devo molto a Valeria, a parte la nostra vita, appunto, come ti dicevo, personale ma privata, ma qualitativamente la mia professione ha avuto uno step importante in avanti, sicuramente. Per me è stato un vero e proprio cambiamento, perché io facevo l'architetto, avevo tutta un'altra vita, un altro stile di vita e non avrei prima mai pensato che il viaggio mi portasse a tanto e non sapevo se ero una viaggiatrice perché non l'avevo mai fatto in questi termini. E ho incontrato Emerson e sono partita con un motorino. Mi ha invitato al primo viaggio, mi ha detto guarda, se vuoi fare un viaggio ci vediamo, mi raggiungerai a Miami e poi io devo andare fino in Canada, che per me era attraversare il mondo. E se vuoi ci vediamo a Miami il 14 luglio. E così è stato. Così è stato, io ho preso un aereo, In che anno siamo? siamo nel 2001. Giusto, Sì. 2001. Ho preso questo aereo, non sapevo assolutamente cosa mi avrebbe aspettato, sapevo di dover salire su uno scooter e l'ho È fatto un cambiata la po', vita. sì, mi è cambiato la vita, l'ho fatto con una grande incoscienza anche, con un grande, io dico sempre, un grande coraggio. Tante volte ho delle amiche che mi dicono, ah, beata te, però ho detto, ah, sì, è vero, beata me, ma devo anche dire che ho avuto coraggio lì per lì. Sono andata, sono salita su questo scooter, ho iniziato il mio viaggio e mi sono resa conto che mi sentivo assolutamente a mio agio in tutto, per cui dico sempre, o avevo dentro qualcosa che non avevo mai espresso, che non
mi sono sentita assolutamente a mio agio sulla strada, per cui lui ha trovato la sua strada in un'altra situazione, io l'ho trovata lì, Da lì abbiamo iniziato a fare una serie di viaggi infiniti, arrivammo fino in Canada, quella questa volta per me era stato un trionfo. Alberto, è una vera esclusiva che raramente, cioè, Valeria si presta a raccontare cose della sua, è rarissimo, penso che non so se lui la prima o fu anche una partenza tragica, perché quando abbiamo preso questi scooter, io ero agitatissima, sono salita su questo scooter, ho fatto il primo ponte di Miami e ci siamo resi conto che non c'era l'olio nello scooter, per cui avevo questo scooter che andava in fumo su questo ponte e ho detto ecco, sono subito, sì. Ho iniziato il viaggio e qui lo finisco, e invece arriviamo fino in Canada, fino a Newfoundland. Ci fate scoprire le cose belle che restano ancora in questo pianeta, pur non dimenticando anche le cose brutte, non dico solo dal punto di vista ambientale, ma dal punto di vista proprio umano, sociale. Quindi c'è anche un impegno vostro nel sociale. Ecco, in che modo riuscite a esplicitare questa vostra sensibilità? Abbiamo fondato una piccola onlus di due persone, siamo sempre in due, siamo e rimaniamo, e abbiamo detto, ogni tre anni, insomma, quando abbiamo tempo, riusciamo a raccogliere fondi tramite l'intervento di amici comuni che abbiamo, e di fare qualcosa. Avete fatto qualcosa di concreto? Abbiamo fatto tre progetti concretizzati. Tre progetti molto belli in Ladakh, per i bambini tibetani, i bambini profughi tibetani. Siamo riusciti, è stata quella la piccola partenza, che con veramente un progetto molto, molto piccolo, ma questi bambini che vivono a 4.000 metri d'altezza. Il secondo progetto, che per noi è stato immenso, veramente bello, impegnativo, siamo riusciti a comprare dal dottor Costa, che è molto famoso nella zona, perché è il medico che cura i piloti del MotoGP, la sua clinica mobile. Vendeva questa clinica mobile, che è un camion ospedale, un grande bilico ospedale dotato di tutto, di chirurgia, radiografia, ecografia. Abbiamo comprato questo ospedale, abbiamo fatto questo viaggio splendido fino in Africa e l'abbiamo donato alla moglie del Presidente della Repubblica del Senegal, che ha una fondazione molto valida, perché andasse nel territorio. E questa clinica, oggi siamo nel 2013, è stata consegnata il 1 gennaio, ha iniziato a operare dal 1 gennaio del 2008, e oggi credo che abbia superato i 45.000 interventi, ancora super operativa, si ferma solo nel periodo delle piogge in Senegal. Manca il terzo l'abbiamo fatto l'anno scorso, sempre per il popolo tibetano, al quale siamo un po' particolarmente legati. Sì. E siamo riusciti anche lì a costruire un piccolo presidio sanitario, proprio in muratura, un ospedalino vero e proprio, fatto e finito, dotarlo di una piccola clinica mobile, a questo punto un po' più piccola, perché il territorio chiaramente, siamo in montagna, impervio, quindi non si poteva portare un camion come quello di Roadway for Africa, e abbiamo fatto questo Roadway for Tibet, un progetto riuscitissimo. Voi riuscite a farci vedere le cose più belle di questo pianeta, però sappiamo che è in grande affanno, sì, dal punto di vista ambientale. E dal vostro osservatorio, è proprio così messo male? Io non sono un ambientalista, non ho mai fatto delle lotte specifiche, non ne ho la cultura e la conoscenza, però realmente oggi si comincia a sentire questo peso. Forse l'economia, questa macroeconomia, dovrebbe un attimo rallentare e pensare alle nuove generazioni e a lasciargli un pianeta con un'aria più vivibile, perché poi in fondo, come dice questo grandissimo papa che abbiamo oggi, poi di macroeconomia non è che si va chissà dove, insomma. Prossimo viaggio? America Latina. America. Comunque, andiamo subito in America Latina. Non è che è un viaggio di nozze. Ma non abbiamo mai sentito questa esigenza. No, non ci abbiamo pensato. Comunque, Alberto, ti invitiamo sicuramente. Sì, se accade, sì, sappi sì, che sì, sei tra i nostri invitati. Assolutamente.